Una donna ha partorito in un corridoio dell'ospedale. Le foto sono scioccanti. Il bambino di Hogan è nato nel corridoio dell'ospedale e la cosa più sorprendente è stata che c'era Tammy Karin, il fotografo professionista che aveva assunto per fotografare la nascita del suo bambino. È stata lei a catturare l'intero processo del parto in bellissime istantanee che sembrano tratte da un film di fantasia, con la madre che partorisce sdraiata sul pavimento del corridoio dell'ospedale. Karin è arrivata in ospedale con Jesse e il suo compagno, Travis, e ha aiutato il futuro padre a sostenere Jesse quando ha iniziato ad avere forti contrazioni e ha scoperto che non poteva muoversi dal corridoio dell'ospedale. Quindi, secondo la stessa fotografa in dichiarazioni all'Huffington Post, ha ritenuto che avrebbe dovuto prendere la sua macchina fotografica e iniziare a scattare foto. Jess Hogan è una donna che vive in Kansas che ha dato alla luce il suo sesto bambino, un maschio di nome Maxwell, proprio in fondo al corridoio da un pronto soccorso la scorsa estate. E in una serie di foto tutti possiamo assistere all'evento. Pochi istanti dopo che Hogan è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Via Scheristi, il suo bambino era pronto per nascere, ma erano lei e suo marito Travis i veri responsabili della consegna del bambino. L'incredibile processo è stato documentato dal suo fotografo di nascita, Tammy Karin. È successo tutto così in fretta. Women's Health riferisce che il 23 luglio 2017 Hogan era a casa con contrazioni normali che improvvisamente si sono trasformate in dolori più intensi, dolori che indicavano che il bambino era in arrivo. La sua acqua si è rotta proprio mentre si alzava dal letto. Hogan e suo marito sono corsi in ospedale alle 3 del mattino e lungo la strada ha contattato il fotografo, che è arrivato in tempo per catturare tutto su foto e video. Hogan dovette iniziare a spogliarsi mentre camminavano lungo il corridoio, visto che poteva sentire la testa del bambino. Secondo quanto riferito, ha partorito pochi minuti dopo essere entrata in ospedale. Quando eravamo all'ultima curva prima di arrivarci, ho iniziato a urlare che il bambino stava arrivando, ha ricordato la nuova mamma, aggiungendo: ho urlato per le contrazioni quando sono entrata al pronto soccorso. Ho finito per partorire in mezzo alla sala con mio marito, perché all'inizio nessuno veniva ad aiutarmi. Mentre Karin cercava di allertare le infermiere, che in seguito andarono ad aiutare, suo marito Travis catturò il bambino durante l'ultimo sforzo. Hogan ha detto nel suo video di nascita che Travis lo ha fatto senza esitazione. Maxwell Alexander è stato accolto nel mondo dai suoi genitori lì sul pavimento dell'ospedale. Mi sono toccato e ho potuto sentire la mia testa incoronare con la mano. Ho detto a mio marito, Travis, prendilo. E senza esitazione lo ha fatto mentre sentivo il mio corpo sporgere involontariamente il resto della mia testa, ha detto la donna ai media locali. Come un fotografo che era sul posto poteva immortalare, la donna si sdraiò in mezzo al corridoio e fu aiutata dal proprio marito, nel giro di pochi minuti erano presenti due infermiere, che aiutavano a ricevere il bambino nato in pochi minuti. Le foto prima, durante e dopo il parto mostrano tutti gli aspetti del parto. Hogan era profondamente grata al suo fotografo, sia per la sua presenza artistica e l'aiuto con il parto, sia per le infermiere dell'ospedale. La curiosa nascita di Jess Hogan è stata immortalata, foto per foto, da Tammy Karin, che ha detto di amare essere presente nel bellissimo momento di vedere nascere un bambino. Il parto è bello. Il mio obiettivo è ispirare le donne e documentare la nascita dei loro figli, uno dei momenti più importanti della loro vita, ha concluso il fotografo. Le sue sorelle sono felicissime dell'arrivo del nuovo fratellino.